Prima cominciamo con il servizio di Cimignoli, prego. Quando gli occhi degli altri ci accompagnano, sicuramente ci sentiamo noi stessi. Money, money. Massimo e Antonella, uniti nel ballo e nella vita, appena si sono incontrati, si sono riconosciuti in un unico pensiero comune: mettersi in mostra sempre e dovunque. Io non vedo la mia vita, la mia persona, se non è guardata e non è, diciamo, ammirata a volte. Esibirsi nelle sale da ballo per loro vuol dire distinguersi dagli altri. La regola aurea da rispettare sempre è farsi notare con abiti eccentrici e vistosi. Il divieto assoluto, passare inosservati. Quando andiamo a ballare per divertirci, noi ci vestiamo diverso dagli altri. E la gente ti guarda anche quando entri solo per l'abbigliamento. Onde ando, meu amor, sambando. Questa smania di stare al centro dell'attenzione ha esorcizzato antiche timidezze. Massimo ed Antonella ne sono convinti, ma non importa. Oggi sono due ballerini professionisti che cercano negli occhi degli altri stupore e meraviglia. Gli sguardi degli uomini ti intimidiscono oppure ti fanno piacere? No, mi fanno piacere. Anzi, mi rendono ancora più eccentrica e insomma mi piace tanto e mi piace mettermi in mostra, anche se non sono proprio una modella. Che cosa hai pensato quando l'hai vista muoversi la prima volta? Mi sono un po' eccitato, devo essere sincero. No, 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 digas más, te estoy mintiendo. E se poi qualcuno tra una salsa ed una rumba arriccia il naso di fronte alle ardite coreografie, pazienza, le critiche sono messe nel conto. Nessuna opinione esterna può cambiare noi stessi ormai, cioè... Solo quello che pensiamo noi vale. Accendete l'attenzione, ci piace proprio. Allora, eccoli qui Antonella Liguori e Massimo Fazio, prego! Esibitevi! Bene, allora, intanto che costume è questo? È un costume che richiama i colori della bandiera cubana, da dove vengono queste danze. E che c'è scritto qui su questa collana? Rumbero migliore, il miglior ballerino. Lei si ritiene un esibizionista? Tanto. Tanto, e lei? Anch'io. Anche lei. Bene, ne parliamo tra un attimo, dopo la pubblicità. A dopo, Vittorio! Manca di sobrietà, ma anche soltanto nella... Ecco, un esibizionista mi viene in mente adesso. Allora, ma intanto questo costume richiama un po' Pulcinella, o sbaglio? Diciamo che questa cultura cubana, di questa che danza... Che con Pulcinella non c'entra niente. Sì, invece sì. C'entra? Perché praticamente, infatti, abbiamo fatto un musical da poco che sincretizza apposta la cultura napoletana con quella cubana. Sono molto simili anche nel modo di vivere e nel modo di del vestiario. Volete esibirvi altri 20-30 secondi, non di più? Con piacere. Spazio permettendo, prego, prego.
Grazie, grazie. Grazie, prego.